Maria Paganesimo, la seconda parte in cui vengono letti dei libri. Scusate un attimo soltanto, prima. Viene fatta. Ok, va bene, no, va bene così, grazie. Nella seconda parte della trasmissione parliamo dei vari libri. Vi ricordo libri che io ho scritto, che ho analizzato di varie situazioni. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Questa sera incominciamo per la prima volta il Didimo Giuda Tommaso, l'ultimo stregone pagano. Prima di incominciare Didimo Giuda Tommaso, che incominciamo naturalmente, ci sono tutta una serie di premesse e di introduzioni che vanno sia a inquadrare questo Vangelo, sia a inquadrare l'oggettività in cui questo Vangelo viene scritto. Allora, è importante che noi stabiliamo l'esatta collocazione sia del Vangelo, sia della situazione in cui viene scritta, e sia dell'interpretazione che ne dà la stregoneria, in quanto questo Vangelo può essere usato soltanto all'interno di una determinata situazione, all'interno di determinate condizioni, le quali sono le premesse per cui questi principi che vengono elencati siano dei principi di stregoneria. Altrimenti sono solo parole, altrimenti vedremo come gli Vangeli ufficiali hanno trasformato quei principi al solo scopo di sottomettere gli esseri umani. Questo però lo vedremo nel proseguo. Allora, passiamo dalla prima premessa. A proposito del Gesù dei cristiani, ho già accennato al fatto che il Gesù dei cristiani, come descritto dai Vangeli ufficiali, non è mai esistito, ma è esistita la divinità pagana dalla quale i cristiani hanno, depravando gli insegnamenti, vediamo un attimino perché qua c'è il salto anche di una riga, nella direzione della sottomissione, tratto l'immagine del loro Gesù. È il fenicio Adone, seguito sia a Tiro, a Biblos e a Betlemme con sicurezza, cioè aveva templi in tutte queste città. Il termine Adon in fenicio significa signore. La connessione col termine ebraico Adonai, che significa mio signore, appare evidente. Adone era una divinità della rinascita. Adone risorgeva ad ogni stagione. Vi dice nulla? Adone era l'identificazione del principio maschile all'interno della natura che si relazionava con gli esseri attraverso Afrodite. Adone era destinato da Zeus, nella tradizione greca, a stare un terzo della vita da solo, un terzo con Persefone, l'oscuro che cresce, e un terzo con Afrodite. Il che significa la vita fetale Adone la passa da solo, la vita prepuberale la passa con Persefone e rappresenta la costruzione dell'essere umano adulto. L'ultimo terzo della vita la passa con Afrodite, che prepara la morte del corpo fisico e risorgere a nuova vita. Tutto questo passaggio è ben evidenziato nei Vangeli gnostici relativi alla figura di Gesù. I Vangeli ufficiali invece descrivono il lato nero della figura, il padrone che pretende sottomissione acritica degli esseri umani. Ricordo che per festeggiare Adone nei riti misterici greci si festeggiavano le Adonaidi, feste con rituali propri che avevano luogo in primavera. Durante le feste si solennizzava la morte di Adone con canti, lamenti e cori, poi si passava a festeggiare la gloria del ritorno e la rinascita. Ad Atene si usava piantare dei semi in recipienti che crescevano, dei semi recipienti che crescevano molto in fretta e molto in fretta appassivano. Questi simbolismi stavano ad indicare la fugacità e la temporalità della vita terrena, e l'importanza della nascita e della morte per preparare la ri rinascita. La rinascita era la nascita del corpo luminoso che la vita fisica costruiva. Vi ho già parlato degli Urriti e dei vari popoli che passavano in quelle terre. Da John Allegro,
il fungo sacro e la croce, cito testualmente. Sia le parole semitiche che quelle greche per Cristo, l'unto, il macchiato, derivano dai termini sumerici per sperma o linfa resinosa, mash sem, usati come titoli descrittivi di questa lingua, apparivano come un uomo mash, esorcista, cioè il sacerdote che scaccia i demoni, e come uomo sem, colui che fa i profumi, l'equivalente del miscelatore di oli santi del Nuovo Testamento. I semiti combinavano inoltre le due parole sumeriche in una nuova radice, SH-MSH, servire. Tavole, cioè servire, servire a tavole come cameriere, servire il tempio come sacerdote, il trono celeste come angelo, i genitali come pene e vulva. Così la parola significa cameriere, sacerdote, angelo o prostituta. Una forma indipendente, indipendentemente derivata, venne usata in tempi remoti per il più grande copulatore di tutti, il sole, in ebraico Semesh, il cui glande infuocato ogni sera si immerge fiammeggiante nella vulva aperta della terra e ne riemerge la mattina come uno sposo che esce dal suo talamo, Salmi 18,6. Il culto misterico di Adone è rappresentato dai Vangeli gnostici, quei Vangeli che la Chiesa Cattolica ha rifiutato perché non sono funzionali a mettere in ginocchio gli esseri umani e che hanno al loro centro lo sviluppo della scintilla divina data da Sofia. In Tommaso leggiamo, Gesù disse, se coloro che vi guidano vi dicono ecco il regno di Dio è in cielo, allora gli uccelli del cielo vi precederanno, se vi dicono è nel mare, allora i pesci del mare vi precederanno, il regno è invece dentro di voi e fuori di voi. Quando vi conoscerete, allora sarete conosciuti e saprete che voi sarete figli del Padre che vive. Ma se non vi conoscerete, allora dimorerete nella povertà e sarete la povertà. Cioè soltanto se voi sviluppate il Dio che cresce dentro di voi, gli dèi del mondo circostante vi riconosceranno. Questo è legato ai culti misterici di Adone, all'essere umano che costruisce la propria rinascita, mentre i Vangeli ufficiali continuano la tradizione del terrore del Dio degli ebrei. Infatti dopo vedremo come questa frase verrà usata nei Vangeli ufficiali. Veniamo ad un altro particolare che ci permette di conoscere il legame fra Adone e l'impostura cristiana. A Betlemme, nel 330, Costantino, per soddisfare i pruriti della madre Elena, fece costruire una basilica cristiana su una grotta ritenuta quella della Natività. Ebbene, per far questo, distrussero sia il bosco sacro di Adone che il tempietto, ben più modesto della basilica che edificarono, dedicato a quel divino. Anche se la gnosi ha molti riferimenti con le dottrine ebraiche, in realtà è di origine pagana ed obbedisce ai passaggi della costruzione del corpo luminoso, quello che a Roma sarà genio, nella Grecia Daimon, che nulla avrà a che vedere con la descrizione demoniaca fantasiosa dei cristiani, ma che saranno il vero obiettivo della distruzione cristiana. Il pericolo, introdotto dalle religioni misteriche nel paganesimo, è oggetto di uno studio d'analisi di stregoneria legato al paganesimo che sto facendo. Il passaggio dal concetto secondo cui il soggetto salva se stesso attraverso un percorso di conoscenza e consapevolezza, a quello di un soggetto che viene salvato dall'oggetto a cui si è assoggettato, rappresenta il pericolo per la distruzione del divenire umano. I culti misterici rappresentano una contrazione del sentire pagano. Mentre nel paganesimo il sentire pagano si esercita attraverso ogni azione della giornata, nei culti misterici esistono delle scadenze da rispettare, ma non viene ritenuto necessario trasferire la ritualità nell'esistenza quotidiana. La via alla conoscenza e alla consapevolezza viene separata dalla quotidianità. Se nel paganesimo il divenire è costruito in ogni istante, qualsiasi azione si compie, nelle vie misteriche il divenire è costruito dai riti eseguiti in quella scadenza e dall'attenzione che concentrano. La trasformazione introdotta è che l'essere umano vive una quotidianità naturale, mentre la sua esistenza
diventa divina soltanto all'interno delle pratiche misteriche. La trasformazione del pensiero procede affermando che l'essere umano è creato di immagine e somiglianza di un dio pazzo, ma le pratiche misteriche costruiscono un legame privilegiato con il dio e le forze che concorsero nella creazione. Alla fine si dimentica che la vita dell'essere umano è un percorso attraverso il quale costruirsi e si ritiene naturale guardare il mondo in questo modo. Il risultato finale è che rimarrà soltanto il processo di costruzione della descrizione della crescita dell'individuo per poterlo allineare alle credenze. La religione misterica sarà solo un modo per gestire il tramite fra l'essere umano cieco e un divino per lui irraggiungibile, finché nel continuo delle trasformazioni l'essere umano si ritroverà in ginocchio supplice di un dio padrone. È facile che si dimentichi la magia del quotidiano per concentrarsi sulla magia del rito e della scadenza. Chi controlla il rito e la scadenza controlla il sentire umano. Questo è il pericolo. Questo è avvenuto nella degenerazione del culto di Adone, quando alcuni pazzi, ignoranti, assetati di controllo delle persone, ne scopiazzarono la forma per distruggere la via alla conoscenza e sottomettere gli esseri umani. Di questo, specialmente l'ultima parte del discorso, mi ricordo una commedia. La commedia si intitola Amlieto non si sposa, è una commedia fatta da una compagnia anche abbastanza famosa, cioè attuale, in cui la protagonista, la principessa che doveva sposarsi, raccontava la sua esperienza al principe e diceva: vedi, quando ero piccolissima, io una volta, tanto tempo fa, nel mio paese ci furono delitti atroci, furiosi delitti, e allora mi ricordo che i miei genitori mi portavano in piazza per esecrare quei delitti, affinché quei delitti non succedessero mai, non succedessero più, e dopo fatto questo mi portavano a prendere il gelato. E anno dopo anno, a un certo punto, mi è sembrato che in piazza non ci andavamo più per i delitti, ma solo per comprare il gelato. Cioè, praticamente quello che è il secondario all'avvento sul principale e distrugge il pensiero dell'essere umano. Passiamo a un altro discorso, che questo discorso è per comprendere come il cristianesimo si sia, cattolicesimo in particolare, si sia sovrapposto attraverso dei meccanismi di sovrapposizione e di oblio a qualcosa che era precedente, a qualcosa che ne ha fondato l'aspetto, ma che non che solo questa cosa ha fondato l'aspetto, ma questo aspetto di cui noi abbiamo parlato è quello importante per il discorso di Tommaso Didimo che andiamo a fare. E parliamo adesso degli elementi da analizzare a proposito di fede. Allora, cos'è che ci interessa a proposito di fede nell'analisi di questo Vangelo? La fede è l'elemento preponderante in tutte le religioni che riguarda quanto concerne lo spirito umano al di là del mondo fisico, e si riassume nella fiducia che la credenza in cui si è sostanziata la religione sia vera. È pertanto l'elemento basilare della fiducia. Nella gerarchia dei vari gradi di conoscenza, Platone poneva la fede, pistis, al secondo posto dopo l'opinione, eikasia, ma prima della conoscenza, per deduzione razionale, dianoia, e dell'intuizione pura, atto di istintiva illuminazione mentale, episteme. Per l'antica filosofia la fede fu un atto inferiore di conoscenza. La sua rivalutazione avvenne con le religioni misteriche e in particolare col cristianesimo, che nell'atto di fede, il suo credo, fece la testimonianza di adesione alla nuova religione. La successiva elaborazione cristiana giunse all'esagerazione polemica di Tertulliano, credo quia absurdum, a riconoscere l'assurdo come atto di fede. Questo estremismo
apparve già ripudiato presso i dialettici agli inizi della scolastica, secondo i quali, sviluppando sotto l'aspetto filosofico il pensiero di San Clemente d'Alessandria e Agostino, la struttura stessa del pensiero è di per sé la dimostrazione che la fede è giustificata. Cioè, siccome ti ho inculato, ti ho messo in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, il fatto che io ti abbia messo in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra e ti abbia convinto a metterti in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, questo atto che io ho fatto giustifica la fede. Questo è roba da fuori di testa, però questa è la logica che ha un cristiano nella testa, Anzi, la fede ha bisogno di questa convinzione, fides coerens intellectum di Anselmo d'Aosta. Però, secondo Paolo, la fede non è atto di pura filosofia ricavabile, cioè per raziocinamento, razionale obsequium, ma è atto soprannaturale di illuminazione, in quanto porta l'uomo a contatto col Dio, col suo Dio per la grazia che ne propana, che ne promana. Questo concetto si trova sviluppato appieno presso Tommaso d'Aquino. La fede è l'inclinazione dell'animo a credere, in quanto vi è assente l'intelletto, portato a voler riconoscere la verità. Questo lato volontaristico è particolarmente posto in evidenza da Bonaventura e Dun Scotto, perché vi è introdotto dalla grazia elargita a questo effetto da Dio. Secondo l'indirizzo della Riforma, la fede è essenzialmente la fiducia nella remissione dei peccati e che i meriti acquisiti da Gesù Cristo col suo martirio benefichino ogni singolo uomo indipendentemente dalle opere individuali che questo può aver commesso nella vita. Questo è il concetto di fede. Grazie. Questo è il concetto di fede che è stato tratto dall'enciclopedia Oepli. Concetto di fede diventa strumento coercitivo. Quanto manca agli esseri umani è la capacità di verifica delle condizioni vissute. Il pensato attraverso il quale affrontare la vita è stato costruito giorno dopo giorno, azione dopo azione. Di quella costruzione non hanno memoria. Quella costruzione si è radicata tanto profondamente in essi da ritenerla assolutamente logica e naturale. Essi guardano il mondo attraverso quella costruzione e, pensandosi logici e naturali all'interno di quella costruzione, combattono ogni manifestazione che può mettere in discussione quella costruzione, in quanto metterebbe in discussione loro stessi. La struttura stessa del pensiero è di per sé la dimostrazione che la fede è giustificata. Con questa affermazione, Agostino e Clemente d'Alessandria giustificano la fede, giustificano la propria coercizione e sanciscono il proprio diritto a coercire ogni essere umano in quanto essi costruiscono la fede. La distruzione dell'essere umano passa attraverso la costruzione della fede. Mentre la costruzione della distruzione del suo divenire avviene nei primissimi anni di crescita, la fede diventa certezza quando senza la fede l'individuo si vede costretto ad affrontare gli affanni del mondo quasi fosse solo contro tutti. La fede, anche se rimossa dall'ambito razionale, agisce sul pensiero dell'individuo che comunque si pensa creato d'immagine e somiglianza del Dio dal quale ritiene la fede promana. La distruzione ha operato in tale profondità che non esiste rimozione della fede stessa, in quanto non esistono condizioni o arti per rimuovere la coercizione. Tertulliano riconosce l'assurdo come atto di fede. Che gli asini volassero per Tertulliano era assai logico, esattamente come l'esistenza di una volontà creatrice dell'universo e come il pazzo de Nazareth, che si spacciava per figlio di un dio pazzo, Dio egli stesso, in quanto emanazione del padrone creatore dell'universo. Peccato che per Tertulliano era molto più logico dal punto di vista psichistico che gli asini volassero che non la credenza di una volontà creatrice dell'universo. Che gli asini volino può essere il risultato di un sogno dopo un'ubriacatura. L'esistenza di una volontà creatrice all'inizio dell'universo è il risultato di un processo di distruzione della capacità di pensiero dell'individuo e di condizioni atroci nelle quali è costretto a vivere. L'ubriacatura passa, ma l'imbecillità resta.
Non è da me, ah, non c'è questo nel libro. Non è da meno Tommaso d'Aquino, in quanto riconosce che la fede è inclinazione dell'animo tenuta mediante tortura e coercizione, al cui credere è piegato l'intelletto. L'intelletto costretto a soggettivare l'assurdo senza poterlo discriminare. La fede, infatti, non si discute né si discrimina, ma si soggettivizza in funzione della distruzione dell'intelletto stesso. L'attività coercitrice della Chiesa Cattolica è attenta a sottomettere alla fede. Ogni minima deviazione viene punita attraverso i roghi, le torture, gli atti di terrore. Non c'è limite alle esigenze della pulsione di morte a sottomettere gli individui. I bambini vengono stuprati del loro divenire, sia col battesimo, sia costringendoli alla partecipazione a cerimonie religiose sempre più assurde, noiose e ripetitive. La ripetitività è il segreto usato per imporre la fede. La ripetitività è anche oggetto per costruire l'arte alchemica. Alla fede imposta con la coercizione si oppone la libertà, ma libertà è azione determinante che non agisce sull'individuo, ma sul circostante in cui l'individuo si trova a vivere. Libertà è l'impulso degli enti coscienti di sé che ci circondano. Questi enti, che nel paganesimo politeista si definiscono dei, non agiscono sul soggetto, ma sull'oggettività in cui il soggetto si trova ad agire. Pertanto, la loro azione solo in pochi casi è percepita dal soggetto, ma diventa fondamentale all'interno dell'oggettività dove, riconosciuta dalla ragione del soggetto, questi vi aderisce, trovandola più conforme ai propri bisogni. Fede pagana, cioè la fiducia di quanto presumibilmente si verifichi nel processo delle sue azioni e delle sue relazioni, data una conoscenza iniziale, si è trasformata in fede acritica all'operato di un esistente gestito da una struttura coercitiva che impone all'individuo assoggettamento. Libertà agisce sull'individuo partendo dal circostante, ma dal momento che i tempi di interazione fra gli dèi del circostante e la soggettività del singolo essere sono diversi, essendo diversa la percezione del tempo soggettivo, la maggior parte degli esseri umani non percepisce l'azione del divino. Soltanto gli esseri umani che sviluppano al loro interno necessità e intento, il regno del padre o il padre, possono riconoscere l'azione di necessità e intento che dal circostante si riversa sulla società umana. Questa è l'azione di Tommaso Didimo, nel cui Vangelo non esiste il concetto di fede acritica, ma esiste un progetto strategico di trasformazione dell'individuo misurato alla sua epoca. L'intento di Tommaso Didimo è quello di sedurre gli esseri umani, portandoli ad abbeverarsi alla stessa fonte per riconoscere, costruire e sviluppare il regno che hanno dentro, riconoscendo e interagendo col regno che li circonda. Tommaso non chiede di credere, chiede di agire. Agire anziché credere è il fare degli apprendisti stregoni, mentre costruiscono loro stessi nell'infinito dei mutamenti. La fede cristiana impone staticità o, semmai, azione per alimentare la fede stessa. Partecipazione soggettiva alla fede, ma la fede cristiana nega la ricerca della conoscenza e della consapevolezza, nega all'essere umano la costruzione di se stesso, in quanto la fede gli impone di credere in una verità che ne definisce quantità e qualità del suo esistere in funzione della fede stessa. Ogni via di stregoneria e ogni percorso di relazione pagano-politeista implica sempre un percorso di libertà soggettiva, liberazione soggettiva della propria percezione. Lo sfogo di liberazione della percezione soggettiva è parte fondamentale dello sforzo di costruzione di se stessi. Lo sforzo di liberazione soggettiva caratterizza l'arte della stregoneria nelle varie epoche e nelle varie culture. E questo è una premessa a proposito del concetto di fede, cioè noi ci interessa molto precisare tutte quelle cose che dopo andremo a discutere all'interno del Vangelo. Dunque, abbiamo visto che questo Vangelo è un Vangelo, dal nostro punto di vista, dal punto di vista della stregoneria, adonista, cioè è un Vangelo pagano misterico, e abbiamo visto cosa si intende per fede. E qual è il concetto di fede? Su questo concetto di fede noi dopo discuteremo all'interno del Vangelo, cioè su questi elementi. Per cui quando useremo fede sapete cosa ci riferiamo, no?
Qui c'è un appunto grosso per tutti i radioascoltatori. Attenzione, all'interno del Vangelo di Tommaso il termine padre deve essere sostituito con necessità ed intento. Questo è il significato del termine padre in Tommaso Didimo. Nel Vangelo di Tommaso il termine padre è usato con tre significati diversi. Il primo designa necessità e intento. Il secondo è l'essere sole e l'essere terra, cioè il significato di padre intesi come padre della natura, cioè sole o terra come madre, ma comunque sempre il padre che genera in questo caso. E il terzo è il padre che genera il corpo fisico e il suo ruolo sociale. Padre e madre sono usati con lo stesso intento. Cioè abbiamo tre significati del termine padre. Il termine padre come elementi assoluti, cioè necessità ed intento. Il termine padre come padre della natura, padre di quanto esiste, cioè il sole e la terra. E il termine padre inteso come genitori, coloro che generano. All'interno del Vangelo di Tommaso il termine spirito sta a indicare... Ciao! Il termine spirito sta ad indicare la vita o ciò che è vivo e attraverso la sua consapevolezza tenta a diventare eterno. Perché quando useremo il termine spirito parleremo della vita. Cioè è la vita. Infatti, mentre lo Spirito Santo nei Vangeli ufficiali è uno strumento con cui Dio opera, nei Vangeli gnostici il termine Spirito Santo sta a indicare la vita. E basta, per cui c'è questa contrapposizione, è una questione di scelte prioristiche. Detto questo, parliamo sempre ad altri punti preliminari. E comunque il termine Spirito Santo lo preciseremo anche dopo. Due parole sul Vangelo di Tommaso. Tommaso è citato nei Vangeli in Giovanni per un episodio che Giovanni gli attribuisce sulla sua incredulità all'atto della resurrezione. Dal momento che il Vangelo di Giovanni è molto recente, è più verosimile che l'episodio sia stato inserito ad arte per impedire alle comunità cristiane di seguire gli insegnamenti del Vangelo di Tommaso. Il termine Didimos sta ad indicare gemello. Tommaso non è dunque soltanto indicato come apostolo di Gesù, ma gemello di questi. Dal suo Vangelo, l'essere gemello di Gesù non è interpretabile in senso fisico, ma nell'uguaglianza della via alla conoscenza, dell'uguaglianza nella capacità di sviluppare il proprio corpo luminoso. Solo questo motivo è sufficiente alla Chiesa Cattolica per rigettare il Vangelo. Per la Chiesa Cattolica Gesù è padrone della vita in quanto figlio del padrone. Ma se Tommaso è gemello di Gesù, anche Tommaso è figlio del padrone e ogni altro essere umano può essere figlio del padrone, togliendo con questo alla Chiesa Cattolica il diritto di considerarsi il rappresentante del padrone in terra. Secondo lo storico Eusebio di Cesarea, Tommaso evangelizzò i parti, secondo altri fu martirizzato a Calamida, India. Sotto il suo nome sono stati tramandati alcuni Vangeli apocrifi, l'Apocalisse di Tommaso, che fu condannata dal Papa Gelasio I. Vi ricordate il corrotto, quel lurido maiale che voleva imporre la Chiesa Cattolica padrona degli stati? Quel lurido maiale che fece eliminare i Lupercalli, l'ultima festa pagana che era rimasta a Roma, nel V secolo. E ci hanno tramandato anche gli atti di Tommaso, che sono ritenuti encratici. Andiamo a vedere che cos'è l'encratismo. Encratismo, dal greco il cui significato equivale sono padrone di me. Questa è considerata una deviazione dottrinale. In realtà è un'impostazione di vita, una deformazione soggettiva all'interno della ricerca di determinazione di se stessi. Questa impostazione soggettiva appare nei primi secoli del cristianesimo, fin dai primi tempi apostolici, affermandosi essenzialmente nel IV secolo. In particolare era esaltata l'astinenza dal mondo, dalle ebbrezze e dagli abbandoni proposti, la carne, il vino e i rapporti coniugali. Da parte di alcuni l'effetto era condotto alle estreme conseguenze.
Il principio da cui partiva era quello di liberare la costruzione del corpo luminoso dalla gabbia della carne e della materialità del corpo. Quello che gli encratici non capivano era che lo sviluppo del corpo era legato, se lo sviluppo del corpo fisico era legato allo sviluppo del corpo luminoso, e che la condanna della dipendenza dell'uno dall'altro non era la condanna della crescita di entrambi, era la condanna della crescita di entrambi per partorire il corpo luminoso. Essi erano convinti che il corpo luminoso era creato e scoperto dalla coscienza dell'essere, che non che questo fosse costruito per essere partorito dal corpo fisico. Questo modo di essere non era il prodotto del cristianesimo, ma era una lettura dell'esoterismo, dell'orfismo e dello gnosticismo, una loro interpretazione. Queste tendenze furono combattute da Clemente Alessandrino e Origene, furono condannate nel concilio di Ancirra e quello di Nicea e perseguitati da Teodosio. Alcune tendenze si trovano nel manicheismo e ritornano nei catari in tempi più recenti. Ricordo che al concilio di Ancira è attribuito anche il primo testo contro le streghe, contro Diana, contro Erodiade, e è considerato il primo testo della caccia alle streghe. In realtà sembrerebbe che quel testo faccia parte di Carlo Magno, cioè dei vari corpus dottrinali di Carlo Magno. L'encratismo nell'Apocalisse di Tommaso fu condannato da Epifanio di Salamina. Agostino lo considerò manicheo, mentre Turibio lo accusò di essere priscillianista. E adesso questo San Turibio, vediamo chi è Prisciliano. Prisciliano, intelligente, e questo per la Chiesa Cattolica è un delitto in sé, austero nei costumi e proclive all'ascetismo, altro delitto. Mentre secondo i cattolici le sue idee sulla Trinità non erano ben chiare, anche se molto rigorose. Vescovo, accusato presso l'imperatore Massimo a Treviri, fu condannato a morte. Le sue idee furono condannate al concilio di Braga nel 563. Vennero accusati di essere ariani e panteisti per quanto riguarda l'origine dell'anima. Vennero accusati di una serie di errori che vennero bollati nei 17 anatemi del Concilio di Braga. Ma ciò è dubbio, infatti i componenti del Concilio di Braga non erano altrettanto intelligenti per comprendere le idee di Prisciliano. Pertanto è facile supporre che i partecipanti del Concilio abbiano condannato ciò che loro pensavano che il condannato avrebbe pensato se loro fossero stati al posto del condannato. In altre parole, hanno condannato loro stessi. Il Vangelo Tommaso, menzionato per la prima volta da Origene e da Ippolito nel secondo secolo, come assai diffuso fra gli eretici nasseni, viene citato anche da Cirillo di Gerusalemme nel IV secolo, che lo tratta come opera dei manichei. Il testo è andato perduto e ritrovato a Nag Hammadi nel 1946. Questo testo è stato sotto le sabbie di Nag Hammadi per 1800, datato circa dal carbonio radioattivo del IV secolo, la copia trovata, è stato sotto Nag Hammadi per 1500 anni sottoterra. È stata l'unica copia che è stata ritrovata. Nel 1946, in ultima analisi, il Vangelo di Tommaso è un nodo fondamentale nella scissione fra lo sviluppo del Dio che cresce dentro l'essere umano e l'essere umano come proprietà del Dio padrone. Questo Vangelo si pone come momento di rottura. Dove porta la rottura, questo spetterà alle scelte dei singoli esseri umani. Nel Vangelo di Tommaso non troviamo miracoli, non troviamo il reclamo di Gesù come figlio del padrone del mondo. Nel Vangelo di Tommaso troviamo principi filosofici, principi morali, modi di essere e non prostrazione. Non troviamo un Gesù che va in giro per la Palestina a fare miracoli, né un Gesù che viene appeso ad una croce, non troviamo la distruzione del Tempio, ma troviamo un tipo di beatitudini che non è legata alla materia ma all'energia vitale.
Il Vangelo di Tommaso è dunque un Vangelo gnostico. Il Vangelo di Tommaso rappresenta un momento di costruzione dell'essere umano, un momento di sviluppo del corpo luminoso come prodotto delle scelte del singolo individuo. Tommaso deve essere rifiutato dalla Chiesa Cattolica, deve essere rifiutato in quanto il suo Gesù non è un padrone degli esseri umani, ma è un essere umano che fonde il proprio divenire nell'eternità dei mutamenti. Il Vangelo di Tommaso risponde alla visione gnostica che viene a coincidere con la visione pagana, e questo la Chiesa Cattolica non può tollerare. Eppure la differenza sta proprio in questo: sottomettersi al Dio padrone o sviluppare il Dio che è dentro, rivendicando la propria libertà del fare per costruire il proprio potere di essere. E adesso, siccome abbiamo ancora un po' di tempo, andiamo avanti ancora un pochino e vediamo un attimino di presentare a proposito dello Spirito Santo. Il concetto di Spirito Santo, come usato da Tommaso, è diverso dai concetti di Spirito Santi come usati nei Vangeli ufficiali. È diverso il concetto Spirito Santo come usato nei Vangeli ufficiali. Nei Vangeli ufficiali lo Spirito Santo è una specie di arma attraverso la quale il Dio padrone agisce. È un oggetto in sé che opera le dipendenze del volere del Dio. In Tommaso il concetto di Spirito Santo è diverso. Lo Spirito Santo è l'archè della vita, la vita animale e vegetale. Esistono in quanto lo Spirito Santo è parte della vita animale e vegetale. L'essenza della vita è lo Spirito Santo. L'uso del termine Spirito Santo è diverso a seconda del significato che vi si attribuisce. Il termine determina il concetto superando la forma della definizione. Ricordo che il termine Spirito Santo nei Vangeli ufficiali è l'arma con cui il Dio padrone stupra gli esseri umani. Per cui, cosa dice il pazzo di Nazareth? Dice chiaramente: potete mandare a fanculo Dio, potete mandare a fanculo me, però non potete mandare a fanculo le armi con cui Dio stupra gli esseri umani, perché lo scopo di Dio è stuprare gli esseri umani. Questo è il senso, ma è il senso dell'appropriazione della persona, dell'appropriarsi di quello che è la persona in sé. E prima di dare via a qualcuno qualche telefonata, parliamo di a proposito dell'interpretazione, perché noi interpretiamo, e dopo di questo ci fermiamo a dare via qualche telefonata allo 049 700 700, 049 700 838. Interpretare uno scritto equivale a cambiare lo scritto stesso, equivale a determinare come lo scritto deve essere interpretato o letto. Col gioco dell'interpretazione si possono tentare di imporre concetti anche estranei allo scritto stesso, e pertanto è necessario essere estremamente prudenti nel giocare con l'interpretazione. Normalmente uno scritto dice quanto serve. Quanto serve è l'interpretazione del suo pensiero, ma il pensiero è energia, mentre l'esposizione sono un insieme di parole che tentano di definirlo e trasmetterlo. La trasmissione di un pensiero non è solo tanto più precisa quanto più le parole definiscono il pensiero stesso, ma è tanto più precisa quanto più le parole definiscono il pensiero in relazione all'uso che delle parole ne fa l'ascoltatore. Quanto più ci allontaniamo dalla descrizione della fisicità quotidiana ed entriamo nelle definizioni astratte, e tanto più le parole appaiono imprecise per definire o far comprendere un pensiero o le sue intuizioni. Così, se io, leggendo i Vangeli ufficiali, trovo scritto che la punizione è quella delle fiamme della Gaenna, non posso interpretare diversamente da quanto è scritto. Le fiamme bruciano un corpo, gli procurano un dolore atroce, e dire che si verrà puniti col fuoco eterno nella Gaenna equivale a procurare un dolore atroce in eterno. C'è poco da interpretare, il senso è manifesto ed è comprensibile in maniera compiuta dallo spettatore. Diverso è il discorso se in un frammento trovo scritto alimentarsi col fuoco
È evidente che nessuno si alimenta dal fuoco. Non esiste un corpo fisico che trae il proprio nutrimento dal fuoco. Eliminato il fatto che lo scrittore lavorasse di fantasia o di poesia, rimane la descrizione di un'immagine che non significa necessariamente una fisicità di quanto descritto, ma significa una cosa diversa resa palese alla ragione attraverso questo tipo di descrizione. L'interpretazione può essere fatta o in maniera culturale o magica. In maniera culturale se l'interprete conosce esattamente il contesto culturale in cui quell'espressione era parte, o magica se l'interprete conosce esattamente se l'interprete vive situazioni simili che potrebbe descrivere attraverso una affermazione simile. Nel secondo caso, l'interpretazione appare nel potere personale dell'interprete. C'è un terzo caso da prendere in considerazione, la molteplicità dei significati possibili dati a frasi disgiunte. In questo caso l'interprete non solo pratica la magia nell'interpretarle, ma ne ricostruisce la struttura in base ad uno schema funzionale ai suoi scopi e ai suoi intenti. In questo caso non interviene soltanto la magia, ma la potenza dell'interprete di fondare un futuro attingendo da un passato parziale e monco. Un seme caduto per caso e conservatosi nel passato trova nell'interprete un terreno favorevole nel quale germogliare e tornare a nuova vita. In questo caso, dai frammenti di un passato, si genera un futuro che non è più il passato in quanto i frammenti non sono l'interezza, ma sono la base per un futuro possibile, in quanto quei frammenti sono assunti ad un nuovo vigore attraverso il potere interpretativo dell'interprete. L'interpretare è arte di magia, dove l'intento qualifica l'interpretazione in funzione della costruzione del futuro. E qui mi fermo per riprendere giovedì prossimo alle ore 19. Vi ricordo i numeri di telefono 049-738. Tutti questi elementi che vi ho precisato fino adesso sono importanti per premettere come noi andiamo ad affrontare questo tipo di lavoro. Senza questi elementi che noi premettiamo, quello che diciamo, lo capirete comunque nel corso del lavoro. Però non capite come noi ci collochiamo davanti a questo tipo di lavoro. Pronto? Come noi ci collochiamo davanti a questo tipo di lavoro. Cioè, interpretare è arte dell'intento. Cioè, è l'intento che noi perseguiamo e che ci attraversa, che ci porta a dire se l'interpretazione è corretta o non è corretta. E c'è un modo per valutare la correttezza dell'interpretazione, ed è la vita quotidiana. Cioè, solo la vita quotidiana ci permette di valutare se l'interpretazione che noi diamo delle cose ha un suo valore reale o non ha valore reale. Se l'interpretazione di un oggetto serve per sottomettere gli esseri umani, per costringerli in ginocchio, l'interpretazione, per quanto bella, per quanto pacifica, per quanto gentile, per quanto affascinante, è un'interpretazione sbagliata. Se l'interpretazione è l'azione attraverso la quale un soggetto va a costruire la vita, pronto? Sei un paranoico come Hitler! Ecco, scusatevi bene questo, perché la pazzia dei cattolici porta a queste definizioni. Se nella storia, se hanno attraversato la storia per massacrare le persone, era per distruggere la magia delle persone. Se passano la vita a costringere bambini in ginocchio a pregare, è per distruggere la vita nei bambini. E questo atto è un atto illegale. Cioè, costringere bambini in ginocchio a pregare è un atto che è contrario alle leggi dello Stato ed è contrario alla nostra Costituzione. Il concordato consente loro di questa pratica all'interno della fede e ancora i diritti dei bambini non sono ancora riconosciuti al punto tale e loro possono permettersi di continuare questa pratica aberrante all'interno del sistema sociale. Naturalmente questo povero pazzo non ha più la possibilità di bruciare delle persone al rogo e si limita a insultare. Naturalmente gli insulti hanno poco peso, facevano ben più male i ferri roventi con cui la Chiesa Cattolica perseguitava le persone che non potevano difendere, chi chiedeva giustizia, chi chiedeva libertà per gli esseri umani, chi chiedeva di costruire il futuro. Allora, riprendendo il nostro discorso, l'interpretazione può essere verificata all'interno della quotidianità, può essere verificata in ogni istante nel quale noi affrontiamo la vita. Comunque questo
è il concetto di interpretare. Interpretare è l'arte attraverso la quale si va a costruire la vita, perché purtroppo, cosa succede? Succede che la visione in percezione alterata non è uguale per ogni persona. Ogni persona è uguale dal punto di vista giuridico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista etico, deve avere gli stessi diritti e gli stessi doveri, le stesse opportunità. Ma ogni persona è diversa ed è in base al proprio divenuto e alle proprie scelte. Per cui nei mondi della percezione, fuori da quello che è lo scritto quotidiano, e le stesse parole danno significati diversi a seconda di come noi ci collochiamo davanti alla vita. Quei significati diversi vanno a costruire delle cose diverse, delle interpretazioni diverse e delle scelte nella vita diverse, che non sono date dalle parole scritte, ma è date dalla costruzione soggettiva dell'individuo, dalla sua magia e dal suo modo di porsi davanti all'esistenza. Le parole sono solo delle cose secondarie, cioè la ragione, il razionalismo è una cosa secondaria, cioè è un'espressione di quello che è il divenuto della persona, ma è solo una pallida espressione, è il divenuto della persona, ciò che con l'azione quella persona ha costruito. Bene, io sono arrivato alla fine della trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Mancano solo un paio di minuti e i ragazzi sono anche arrivati. Fra due minuti chiudo la trasmissione e vi do appuntamento per giovedì prossimo, naturalmente, sempre a Radio Gamma. E continueremo con gli oracoli caldaici, la prima trasmissione. E invece nella seconda trasmissione continueremo con Tommaso Didimo, dove ci sarà una premessa fatta nell'agosto e poi cominceremo, no, c'è anche una piccola introduzione, una premessa e poi cominceremo col Vangelo vero e proprio. Bene, io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro un grandissimo anno e una buona serata. Bene, allora a risentirci a giovedì prossimo, sempre su Radio Gamma su 94 FM. Grazie ancora e buon ascolto.